Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale Io sono Aluza Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio della nostra nozzo so Berry Challenge Per la precisione ragazzi l'episodio 2.0 Perché sì, diciamo che um, per me è già iniziata la seconda generazione Cioè nel senso questa è una sorta di presentazione della seconda generazione ragazzi e sì, dobbiamo annunciare l'erede. Chi sarà l'erede di questa seconda generazione? Prima di tutto, lasciatemi dire che Milton, ragazzi, non poteva non fare le cose in grande. Quindi eh, si è presentato qui con tutta la ciurma, mi auguro arriveranno perché io ragazzi attivo i raduni ma poi sappiamo bene come funziona eh, Si è presentato qua con tutta la ciurma nel 3 step get famous stage di ZB Sims Che è un lotto ragazzi carinissimo, un lotto generico che io però ho trasformato in parco E che tra poco andrò a mostrarvi Allora dunque, guardate ragazzi che meraviglia è spettacolare, io ho apportato una modifica però a questo lotto, ragazzi, o meglio, un paio. La prima, come potete vedere, abbiamo già Milton tutto in ging sul palcoscenico che sta per presentare al mondo il nuovo erede della seconda generazione. E qui ho creato, ragazzi, una sorta di cabina, chiamiamola così. Um, e all'interno del quale, appunto, ha messo collocato i vari eredi. Eh, ragazzi, è un'emozione! È un'emozione, cioè, o meglio, i vari eredi, i, vari, i, tre, i quattro finalisti, cioè, fra questi, al primo posto, c'è l'erede, vi. Volevo di cuore ragazzi, ma proprio di cuore ringraziare perché avete votato veramente in tanti, ancora di più della prima votazione. Quindi ci tengo tanto, ma proprio tanto a ringraziarvi con tutto il mio cuore. Eh, vi volevo anche inoltre informare. Um, eh, Volevo inoltre, ragazzi, dirvi una cosa, fare una precisazione. Um, io non ho, anzi, o meglio un paio. Prima precisazione, io non sono andata a sommare i voti ottenuti nella prima votazione con quelli ottenuti nella seconda votazione, assolutamente no. Perché? Perché erano due votazioni comunque diverse, nel senso che nella prima votazione, ragazzi, comunque vi chiedevo di scegliere fra eh, per quanto concerneva il gruppo A, fra le quattro figlie, tre, eh, due nomi, mentre nel gruppo B fra i sette figli maschi. Tre nomi e non mi sembrava giusto, ragazzi, sommare ehm, i voti ricevuti nella prima votazione e quelli ricevuti nella seconda votazione eh, per il semplice fatto, allora, premesso che non sarebbe cambiato nulla proprio a livello di come poi si sono classificati, non sarebbe cambiato niente, però non mi sembrava comunque giusto perché ehm, nella prima votazione comunque per esempio dovendo votare due figlie, ad esempio non è detto che tutti abbiate votato per Robin e per Giada, quindi comunque non mi sembrava mh, giusto, ecco ho preso soltanto i voti di questa seconda votazione. E come potete vedere ragazzi sono le 8 del mattino, Milton è già tutto in Ghingery, non vede l'ora, però prima c'è da fare una seconda precisazione. Questo ragazzi come dicevo è un episodio di introduzione io dirò chi sarà l'erede, non ho modificato ragazzi tratti, non ho toccato niente, ancora tutto come l'abbiamo lasciato nello scorso episodio, eh, quindi alla fine della prima generazione, perché sì poi dopo questo quest episodio qui che è molto molto breve come potete vedere ci sarà un secondo, neanche episodio da definirlo ragazzi perché non, non è tale, però chi segue le mie challenge sa che quando concludo una generazione di solito... Ehm, Creo una, un, un video con tipo album dei ricordi con le foto, eh, soltanto foto, quindi nulla di parlato con le foto della prima generazione. E tuttavia non avrò tutte le foto, lo dico per chi mi segue dall'inizio, da chi segue questa challenge dall'inizio, non avrò purtroppo tutte le foto della prima generazione, ragazzi, perché prima registravo da un altro computer, da un Mac, che è morto e quindi, ragazzi, le foto sono morte con lui perché stavano in quel computer. Quindi, anche se non avrò tutte le foto dal principio, ragazzi, però è comunque secondo me molto carino fare una sorta di... Um... Album dei ricordi di questa prima generazione, così da salutare definitivamente Milton. E ehm, quindi non oggi, non il prossimo lunedì, quello dopo ancora, ragazzi, iniziare ufficialmente la nostra seconda generazione con il nostro erede che da voi è stato molto 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 votato. Quindi non vedo veramente l'ora di cominciare. Vi chiedo scusa, ragazzi, per la voce, purtroppo non sto bene e ormai avete capito: chi mi segue sa che quando mi ammalo, la prima cosa che parte è la voce. Quindi abbiate pietà, faccio ciò che posso. Quindi. Eccoci qua ragazzi, siamo prontissimi e Milton è pronto a iniziare il suo discorso. Io ho invitato tutti, spero che si uniranno a noi, mh, però sapete come sono fatti i sim ragazzi, ma quello che ci interessa è conoscere il nuovo erede, perciò andiamo a incominciare. Vai Milton. Dunque, um, eh, scusate l'emozione, siamo riuniti qui quest'oggi perché voglio annunciare al mondo e a tutti voi Uh, chi? cosa dovevo annunciare? Milton? Che è l'Alzheimer? No, uh, l'età. Um, certo, ovvio. Uh, devo annunciare l'erede della nuova generazione della Nozzo so Barry Challenge. Certo, a livello di recitazione: e beh, lui, ragazzi, è un attore. Milton, secondo me, doveva fare l'attore. Um, quindi andiamo a incominciare al quarto posto, con Soltanto, guardate, sembra un po' seccato ragazzi. Con soltanto 5 voti. 5 voti, ma veramente... Cioè, ma come avete potuto dare soltanto 5 voti, voti, voti a uno dei miei pargoli? Mi fa, ti prego, non iniziamo. Mm. Non sei più tu il protagonista, quindi diamocela massa Comunque dicevo, con a malapena 5 voti che mi fanno veramente soffrire. C'è? Cioè, al quarto posto ragazzi c'è lei, la nostra Giada che ha ricevuto 5 voti. Milton continua il suo sproloquio, facciamolo chiacchierare ragazzi, ma io volevo mostrarvela in tutto il suo splendore. Non sarà lei l'erede della seconda generazione della nostra so Barry Challenge, quindi potrà avere i tratti che vuole, o meglio che mi sono stati dati da Ari Sims, che ringrazio ancora di cuore. Sì, qualcuno ha acceso la musica. Vabbè, ragazzi, c'era da aspettarselo. E quindi è libera di fare la sua vita. Qui nel frattempo, che bidonata! Ma non potevamo fare una cosa molto più semplice. Tesoro, ma sta a casa se non vuoi partecipare, scusami. Allora, regola il volume al minimo, ragazzi. Perché sì, tanto ora qua accenderanno tutto. E la nostra. Mh, verrà qui. Sì, tesoro, cerca di, come dire, accomodarti. Ecco, siediti. La nostra ringrazia tutti ed esce dal retro per poi sperare ragazzi, de, cioè speriamo arriverà qui. Continuiamo, sta dicendo Milton. Al terzo posto. Era al terzo posto, vero? Sono arrivato fino al terzo posto. Sì, Milton, è il terzo posto. Non, cioè, Vai sereno. Con 11 voti... C'è... Milton crea la sospenza, ragazzi, inutilmente. Kevin! Kevin, ragazzi, si è qualificato al terzo posto. Eh sì, ragazzi, il nostro Kevin. Lui sta continuando, ragazzi, a dire di tutto e di più, lasciamolo fare. E caro, tua sorella è appena arrivata, quindi vieni qui anche tu, vai qui. Continuiamo Milton al secondo posto, sta dicendo Milton, giustamente ragazzi. Con... No, no, no Milton, tu non puoi andare a lavorare adesso perché hai da fare. Con... Quanti voti Milton? Spero che ti ricordi quanti voti perché insomma non sono pochi. Con ben 18 voti. C'è, secondo posto Pablo! E quindi sì ragazzi avete già capito, inquadriamo da vicino il nostro Pablo ragazzi che è stato molto molto votato. E infine sta dicendo Milton giustamente, al primo posto, caro, ti prego ora raggiungici anche tu qui, vieni qui. Al primo posto, giusto, vero? Sì, Milton, eh, voglio dire, hanno quattro, non è difficile. Se tre sono andati, al primo posto c'è lei, ragazzi. Non bisogna più fare misteriosi. Al primo posto, con Ben, e ho qui il foglio: 25 voti, ragazzi. Abbiamo lei, la nostra splendida Robin. Guardate, Milton, Milton, sei emozionato. Guardate lei che abitino ragazzi, molto sobrio devo dire. E quindi sì ragazzi, è stata votatissima la nostra Robin. Io vi ringrazio, rinnovo i complimenti a Vanali87 Perché Vanali87, ragazzi eh, Aveva già vinto con la pretendente, la nostra Violet E fra virgolette, concedetemi, no, questa cosa Anche se non c'entra niente, ragazzi, ovviamente Perché qui non si tratta di vincere o perdere Sì, la, livello 3 di recitazione, tesoro, abbiamo capito eh, Fra virgolette ha anche vinto questa, fra virgolette, mini sfida Chiamiamola così Ebbene sì, tesoro hai una lotta, vero? Eh? Fortunatamente tutto si è risolto con un buon cappuccino. Ma quale cappuccino, tesoro? Non abbiamo bevuto neanche uno. E quindi, ragazzi, sì, abbiamo l'erede, Milton. Basta così, fai spazio alla nuova erede. Perché dovrà tenere un discorso. Eh, scusate, ragazzi, è ovvio, no? Quindi mm, facciamo finta che racconti barzellette, tesoro, e lei ringrazierà. Io um, cosa dire? Diciamo che sono emozionatissima. Ecco, tesoro, a quel punto. Vi ringrazio di cuore per tutti i voti che ho ricevuto. Mi impegnerò per essere un erede, come dire. Che cerca il denaro, tesoro? No. Un erede all'altezza, ecco, all'altezza di mio padre. So che sarà difficilissimo perché non ci sarà mai un erede come lui e Milton sta gongolando. Questo discorso, ovviamente, ragazzi, l'ha scritto Milton. Um, però io farò veramente del mio meglio. Vi ringrazio dal profondo del cuore per avermi votata e spero che, insomma, anche chi alla fine non. Diciamo votato per me, mh, possa essere felice di, questa, di questo risultato. Ecco, io vi ringrazio dal più profondo del cuore. Bene, tesoro. La posa al microfono, onde evitare che te lo dai in testa di nuovo. E venite qui, ragazzi. Si festeggiate. Io voglio ringraziare, ragazzi, mentre i nostri festeggiano, balla insieme. Venite tutti quanti a bravare. Milton, chi se ne frega del tuo lavoro, chi se ne frega, tanto voglio dire. Eh, non sei più tu l'erede, questo ciò cioè, rilassati, basta voi litigare. Per favore, basta litigare, fatela finita. Mm, non è proprio il caso. Volevo ringraziare ragazzi, proprio dal più profondo del cuore, eh, tutti voi per aver votato. Eh, chi ha contribuito, diciamo, ah siete diventati buoni amici adesso? Che bello, queste sì che sono gioie. Chi ha contribuito a... Realizzare tutto questo, io non mi stancherò mai di dirlo, comunque, anche merito vostro, è davvero. Ma tesoro, come cacchio ti sei conciato? Vabbè. È davvero, ragazzi, merito vostro, veramente. Io vi ringrazio con tutto il cuore. Questo è un video molto breve, molto piccolino. Io ci tenevo a fare una cosa carina per annunciarvi eh, l'erede della, della seconda generazione della nostra, nostra Barry Challenge, che vi ricordo è la nostra Robin. Bellissima ragazzi, vi ringrazio davvero tanto, davvero tanto, tutti, vi ringrazio di cuore proprio vi ringrazio ragazzi e ci tengo ancora una volta a ringraziare coloro eh, in particolare che hanno contribuito a questa prima generazione sono state veramente importantissime e importantissime per quanto riguarda mira e eh, robin devo ringraziare vanale 87 ovviamente eh, grazie veramente veramente di cuore per quanto riguarda michael e Rafael ringrazio la mia cara amica Dream Black Moon grazie 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 per quanto riguarda invece il nostro Jacob ringrazio Sciottolina per quanto concerne la nostra Sofia Rainbow Campfire ringrazio di cuore la mia carissima amica Eroy Cole per il nostro Pablo non posso non ringraziare ragazzi la mia fantastica strepitosa amica Cherry Blossom Channel io ti ringrazio davvero di cuore ringrazio però tutti voi per quanto riguarda ovviamente il nostro Jackson ragazzi ringrazio Adana e Sims, molto molto carina, è stata gentilissima a donarmi la tua Alice perché comunque ragazzi fa faceva parte della semina che faceva parte di un suo gameplay, quindi eh, grazie veramente di cuore. Per quanto riguarda Giada ragazzi devo ringraziare Ari Sims, per quanto riguarda il nostro Andrea ringrazio eh, Simmer Joe e infine Death Gamer per... Kevin, grazie davvero di quale perché è soltanto merito vostro se questa prima generazione è stata così divertente, così coinvolgente, perlomeno lo è stata per me, mi sono divertita tantissimo e quindi ragazzi non vedo l'ora di iniziare questa seconda generazione. Prima di concludere però ci tengo a dirvi tutti i voti mh, che l'altra volta appunto non vi avevo detto eh, perché appunto... Ehm... Come dire, non mi andava comunque di far capire chi si fosse classificato nel gruppo femminile al primo posto, chi si fosse classificato al secondo, eccetera, eccetera. Allora, nella scorsa votazione, ragazzi, Robin si era comunque piazzata al primo posto del gruppo A, quindi il gruppo femminile, con 12 voti. Ma la nostra Giada, ragazzi, non era poi arrivata così lontano perché aveva ricevuto ben 11 voti. Quindi ragazzi è un buonissimo risultato. Per quanto riguarda invece il gruppo B, quindi i nostri maschietti ragazzi, come poi le cose cambiano, al primo posto c'era il nostro Kevin con ben 14 voti. Era il più votato ragazzi, il più votato è stato Kevin, è quello che ha ricevuto più voti. E infine ragazzi al secondo posto del gruppo B c'era il nostro Pablo. Tu lo sai che questa non è, cioè, nel senso, lei è impegnata, vero caro? Non si sa mai qua. Ehm, C'era cioè il nostro Pablo, scusate, dicevo, ragazzi, con 12. Voti. Quindi erano stati tutti molto molto votati. In questo caso ragazzi ho già detto eh, le cioè, i voti per questa seconda votazione ma li ripeto molto volentieri. Giada ragazzi ha ottenuto 5 voti, Robin che è prima classificata, anzi partiamo dalla quarta, quarto posto Giada con 5 voti, poi il terzo posto ragazzi <ride> scusate, il terzo posto è andato a Kevin con 11 voti, secondo posto Pablo con 18 e infine 25 voti per la nostra... Robin, la nostra erede quindi, ragazzi. Sono emozionatissima. Non vedo veramente l'ora di cominciare. Volevo anche, ragazzi, a questo punto: ehm, anzi, no, per quanto concerne le regole, io le introdurrò proprio non nel prossimo episodio, che appunto è quello dello slideshow. Con tutte, insomma, le foto, eccetera, eccetera, con l'album dei ricordi, ma nell'episodio successivo ancora quindi, diciamo ehm, quando inizierà ufficialmente la seconda generazione. Um, ci tengo veramente ancora di cuore a ringraziarvi. Lo so che sembrerà noiosa, ma grazie, grazie, grazie. Ci tengo anche a dire che nel sondaggio tra un erede maschile e un erede femminile, ha vinto l'erede femminile, ragazzi. Sebbene non di molto, ma ha vinto l'erede femminile. Quindi spero veramente di aver. Eh, comunque. Mh, reputazione buona. Quando si presentano dei nuovi sim, vale la possibilità di iniziare la relazione con un livello di amicizia più alto. Ah, va bene, va bene. Dicevo, spero comunque che. Mh, di aver fatto contenti tutti, eh, anche magari chi voleva l'erede maschio, perché comunque ehm, ho notato che anche chi aveva votato per l'erede maschio, comunque un po' tutti hanno votato la nostra Robin. Quindi, sì, io spero veramente che comunque vi faccia piacere questa seconda eh, generazione, l'erede di questa seconda generazione. Spero che la seguirete. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti, e eh, io poi pubblicherò, ovviamente, anche un sondaggio, cioè un, sì, un sondaggio. Su Instagram eh, Spero comunque veramente di avervi reso felice Voi avete sicuramente reso felice me eh, Milton ringrazia Perché comunque ha ricevuto Moltissimi complimenti È piaciuto molto Milton come erede Guardatelo ragazzi si muove come un'anguilla E quindi Milton vi ringrazia ragazzi La prima generazione È ufficialmente terminata Quindi Milton non sarà più l'erede E Non nel prossimo ma fra due Lunedì avrà inizio la nostra la generazione della nostra Robin quindi io vi ringrazio, ci tengo ancora una volta a dire che ora io off camera cambierò tutti i tratti dei pargoli di Milton che sono i non eredi, eh, in modo tale che potranno vivere le loro vite, avranno i loro compagni, potranno andare a viv vivere, sposarsi, mettere al mondo figli, fare quello che vogliono. Perché io giocherò con loro off camera e fatemi sapere se siete interessati ogni tanto a vedere comunque qualche foto, ecco qualche episodio. No, ragazzi, perché la nostra so Barry Challenge è veramente tanto lunga, quindi se metto anche a fare episodi extra su di loro. Addio, anche perché loro sono veramente tanti però fatemi sapere ecco se mh, potrebbe farvi piacere vedere ogni tanto qualche mh, qualche foto ehm, e vi informo ovviamente soprattutto a Vanalia 87 che è diciamo la nonna di Robin che ovviamente Robin non avrà più questo nome avrà un nome eh, come l'ha avuto Milton con mh, insomma che riguarda il colore rosso eh, e quindi anche ovviamente i capelli diventeranno rossi, gli abiti saranno rossi, insomma ragazzi vabbè lo sapete, l'avevo già detto però ci tengo di nuovo a sottolinearlo. Detto questo ragazzi io direi che noi possiamo fermarci qua, fatemi sapere cosa ne pensate se vi è piaciuto il lotto, se vi è piaciuta diciamo, questa cosa simpatica di fare, ehm, diciamo così, la, di annunciare in questo modo il nuovo erede. Io vi ringrazio ancora dal più profondo del cuore perché è solo merito vostro se ho potuto realizzare una prima generazione così fantastica e se mi sono potuto divertire così tanto. Spero comunque di, di continuare a divertirmi insieme a voi con la seconda generazione. Vi abbraccio forte a tutti quanti. Vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo video. Vi rimando, come sempre, al prossimo. Sapete già che nella descrizione, ragazzi, trovate la programmazione del canale, le playlist, i canali dei miei amici youtuber, tutti i vari modi per contattarmi, che dovete attivare le campanelline. Non sto qui ad annoiarvi, anche perché non ce la faccio più. Eh, vi rimando comunque. Al prossimo video, ragazzi, in cui ci sarà lo slideshow. E poi fra due lunedì ufficialmente inizieremo la nostra seconda generazione. Davvero fatemi sapere se Robin vi piace o meno, e cosa vi piace di più, magari cosa vi piace di meno. Grazie, ancora di cuore a tutti voi sul, sul simmers e non